Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi che cosa vedere a Budapest. Infatti, per chi non lo sapesse, io ho origini ungheresi e ogni anno, almeno una volta circa, vado a Budapest. È una città che quindi conosco abbastanza bene perché l'ho frequentata per diversi anni per andare a incontrare i miei parenti, ma che non ho la pretesa di conoscere al 100%. Per cui oggi mi piacerebbe condividere con voi alcuni consigli su che cosa visitare se è la prima volta che andate in città, magari condividervi qualche piccola tappa non proprio tipicamente turistica o comunque meno frequentata dai turisti, che a me personalmente piace molto, e darvi magari qualche piccolo consiglio se avete intenzione appunto di viaggiare a Budapest. Per prima cosa, Piazza degli Eroi, Ősök tere. La piazza forse più importante e famosa di Budapest. Non a caso perché ci sono comunque diversi monumenti, statue che si ricollegano alla storia e alla politica comunque dell'Ungheria. Inoltre questa piazza si trova secondo me in una posizione molto strategica. Innanzitutto ai lati ci sono la Galleria d'Arte e il Museo di Belle Arti, che se non sbaglio hanno comunque ristrutturato nell'ultimo periodo. Da Piazza degli Eroi poi parte, o meglio, termina con Piazza degli Eroi Andrássy út, la via Andrássy, che è un po' gli Champs-Élysées di Budapest, per intenderci, una delle vie principali della città, del centro storico, in cui si possono trovare tantissimi bar, ristoranti, negozi. C'è anche l'Opera, che purtroppo credo sia chiuso ancora per un periodo, ma che vale assolutamente la pena di visitare. Quindi se magari fra qualche anno, fra qualche periodo avrete intenzione di visitare Budapest, magari segnatevi anche l'Opera. È una via che secondo me vale la pena percorrere anche semplicemente a piedi durante il giorno o in serata, proprio perché è ricca comunque di tanti posti sia tipici che un po' più turistici, ma soprattutto ci sono diversi edifici abbastanza d'epoca. Tornando a Piazza degli Eroi, vicino a questa piazza c'è anche un parco veramente molto molto carino, con una sorta di laghetto, ci sono poi delle fontane e c'è anche un castello, Vajdahunyad, ovvero una, diciamo, riproduzione parziale di un castello che si trova in Transilvania. È un castello veramente molto carino, abbastanza caratteristico, e all'interno si trova il museo agricolo. Sempre in questa zona troviamo anche le terme. Dovete sapere che l'Ungheria in generale è abbastanza famosa per le terme, ce ne sono tantissime anche a Budapest. Io in 28 anni ho provato per la prima volta le terme solo qualche giorno fa e sono stata a Széchenyi, che si trova sempre in questa zona che vi ho appena detto. È una, se non sbaglio, delle terme più vecchie, diciamo, nonché una delle più grandi in Europa. Ci sono diverse piscine sia all'esterno che all'interno. L'ingresso è aperto anche in inverno perché le piscine comunque sono riscaldate, quindi anche quelle all'esterno possono essere utilizzate. Comunque, se avete in programma di passare più di qualche giorno, più di un weekend a Budapest, le terme è qualcosa che innanzitutto intrattiene, soprattutto d'estate, è un toccasana. Inoltre è una cosa non soltanto rilassante, benefica, ma appunto anche tipica. Spostandoci un po' dal centro di Pest, andando verso il Danubio, vi consiglio di fare una passeggiata appunto sul lungo Danubio. Di nuovo qua troviamo diversi ristoranti, negozi abbastanza turistici, ci sono diverse catene, ma ogni tanto fanno anche dei mercatini con dei prodotti abbastanza locali. Inoltre comunque il Danubio è di per sé un grande simbolo della città di Budapest. Ci sono diversi giri che si possono fare, ad esempio in battello. Ci sono un'infinità di posti in cui è possibile prenotare appunto un viaggio sul battello sul Danubio. Inoltre, percorrendo la sponda del fiume, si trova anche il Parlamento, un altro dei grandi simboli comunque della città di Budapest. Non ricordo se è possibile o meno visitare, ad esempio, a pagamento l'interno del Parlamento, perché io ci sono stata diversi anni fa. In ogni caso, se avete tempo e vi incuriosisce, io vi consiglio di fare una visita al Parlamento, anche solo all'esterno, vederlo, perché è appunto qualcosa di veramente tipico e caratteristico comunque. Parlando sempre del Danubio, magari una meta che non viene citata spesso è l'Isola Margherita. Io conservo dei bellissimi ricordi dell'Isola Margherita perché ci andavo spesso con i miei nonni,
su quest'isola ci sono diversi giardini, alcuni di ispirazione anche giapponese, ci sono poi dei laghetti, delle fontane, dei monumenti. In generale è molto piacevole passeggiarci. È possibile noleggiare anche ad esempio dei rickshaw, non so se negli ultimi anni sono stati aggiunti anche ad esempio i monopattini, che ho visto che stanno tornando un po' di moda. È un po' che non ci vado effettivamente, ma è una meta che vi straconsiglio se state cercando magari un posto molto tranquillo, rilassante. Spostandoci invece dall'altra parte del Danubio e quindi nella parte di Buda, io vi straconsiglio di visitare il castello di Buda. È veramente molto molto bello, ogni tanto ospita anche delle mostre. Ricordo che anni fa io sono stata alla mostra di Picasso presso appunto questo castello, ma in generale si trova su un colle da cui è possibile vedere tutta la parte della città di Pest, quindi la visuale è veramente bellissima, si vede il Parlamento ad esempio. Inoltre era la residenza, diciamo, reale, dove alloggiavano i re e le regine d'Ungheria. Il castello è stato inoltre inserito dall'UNESCO fra i patrimoni dell'umanità. Sempre su questo colle, vicino al castello, c'è inoltre il Bastione dei Pescatori, un altro punto abbastanza famoso della città in cui è possibile di nuovo vedere la parte della città di Pest. È veramente molto bella come zona, anche perché è subito di fianco alla chiesa di Mattia, che hanno ripulito negli ultimi anni, quindi c'è questa facciata veramente molto bianca, molto molto suggestiva a parer mio, che vale la pena secondo me visitare anche solo dall'esterno. Ultima tappa, un po' fuori Budapest, da secondo me visitare se appunto avete in programma di passare più di un weekend in città e state cercando qualcosa di leggermente diverso dal proprio centro della città, è Szentendre, un piccolo comune che si trova a circa 20 km da Budapest, che è secondo me molto caratteristico. È un paesino, diciamo, di artigiani. Adesso ci sono sicuramente molti negozi tendenti più al turismo, però è possibile vedere i prodotti tipici comunque del territorio, dai ricami ad esempio al marzapane. Se non sbaglio, sempre a Szentendre ci dovrebbe essere il museo del marzapane, cosa molto caratteristica che vi consiglio comunque di vedere. Fanno anche diversi oggetti, ad esempio intagliati in legno, ci sono quindi diversi prodotti artigianali che si possono osservare comunque nel paesino. E poi diciamo molto caratteristico, perché si discosta abbastanza dal tipico centro città della capitale. Passiamo ora a qualche informazione utile. Innanzitutto, come si paga in Ungheria, in particolare a Budapest? Non c'è l'euro, ma i fiorini. È possibile cambiare direttamente a Budapest, ma lo potete fare in banca ad esempio qua in Italia. Dove cambiare i soldi? Bella domanda, il cambio comunque varia da giorno a giorno, quindi io faccio veramente fatica a consigliarvi un posto ben preciso dove sia più conveniente fare il cambio. Diciamo che i baracchini per cambiare i soldi si trovano veramente un po' ovunque, soprattutto nel centro della città. Ci sono alcuni posti vicino ai grandi magazzini, altri alle fermate ad esempio della metro, quindi ce ne sono diversi sparsi per la città. Alcuni posti, soprattutto le grandi catene, mi viene ad esempio in mente Starbucks, accettano il pagamento in euro, ma io ve lo sconsiglio perché è abbastanza sfavorevole il cambio che effettuano. Quindi diciamo da tenere proprio come alternativa, proprio emergenza. Come ci si sposta a Budapest? Potete girarla facilmente a piedi, ci sono diversi posti comunque raggiungibili anche semplicemente camminando, oppure potete scegliere i mezzi, ci sono autobus, tram e metropolitane. Il biglietto costa poco più di 300 fiorini, quindi poco più di un euro per intenderci. Le macchinette dove acquistare i biglietti si trovano praticamente a tutte le fermate, se non sbaglio ad esempio della metro o nelle stazioni ad esempio degli autobus. C'è un solo biglietto che vale sia per la metro che per il tram che per l'autobus, quindi è veramente molto facile, e un biglietto vale una corsa. Cosa mangiare di tipico a Budapest? Bisognerebbe aprire un capitolo a parte soltanto per il cibo. Diciamo che il cibo ungherese è abbastanza speziato e carico di sapori, utilizzano tantissimo la paprika, sia dolce che piccante. E viene utilizzata ad esempio per le minestre, il più famoso piatto di minestre è diciamo il goulash, che è fatto con della carne, carote, patate, pomodoro, poi ognuno ha la sua ricetta diciamo. E in generale le minestre sono molto tipiche, le minestre e le zuppe
della cucina ungherese. Anche nei periodi più caldi come adesso non è difficile trovare delle minestre come prima portata, ce ne sono diverse anche fatte a base di frutta, come ad esempio quella di amarene, che io personalmente non ho mai assaggiato, ma è molto molto tipica. Anche lo spezzatino, spesso accompagnato con i nocchedli, una specie di pasta all'uovo, è molto tipico dell'Ungheria. Per strada poi ci sono spesso dei furgoncini che vendono dello street food, il più famoso penso che sia il langos, viene definito spesso gnocco fritto, ma ha la dimensione diciamo di una frittella e si può consumare appunto da sola così, oppure l'accompagnano molto spesso con panna acida e crema all'aglio, ma in realtà ci si può mettere anche ad esempio del formaggio, della cipolla, altre verdure. I sottaceti ad esempio sono molto caratteristici, molto frequenti, sempre nella cucina ungherese è facile trovare non soltanto i cetriolini ma diverse cose insomma sott'aceto. Una cosa che a me piace molto è ad esempio il perec, che ha la forma di un pretzel. Ha la consistenza diciamo di un panino dolce, il mio preferito è quello a base di sale, cioè praticamente questa salsa di sale sparsa sopra il perec, ma si trova anche lì al formaggio, e diversi tipi. Oppure i pogaccia, che sono tipo dei panini, anche in questo caso ci possono essere al formaggio, con le patate, coi ciccioli, molto molto buoni. Anche l'uso di semi di papavero è abbastanza caratteristico, sia nei piatti salati che nei dolci. E a proposito dei dolci, vi rimando direttamente al video che ho fatto un po' di tempo fa, lo trovate linkato nelle schede qua sotto in descrizione, è un video totalmente dedicato ai dolci tipici ungheresi. Ultima cosa che mi sento di citare, sento spesso dire che le cose in Ungheria non costano niente. Vorrei sapere e conoscere queste persone, perché io in realtà quando vado soprattutto a Budapest spendo più o meno come spendo qua in Italia, quindi non è secondo me tanto vero che le cose costano pochissimo a Budapest. In generale sono veramente pochissime le cose che costano effettivamente meno rispetto da noi. Quindi magari non partite con l'idea di fare chissà quali acquisti, di non spendere niente per ad esempio mangiare fuori o prendervi qualche cosa, perché i prezzi siamo più o meno lì lì con l'Italia. Questi erano quindi i miei consigli su che cosa vedere a Budapest. Chiaramente ci sarebbero tantissime, tantissime cose come in ogni città. Sono consapevole di non aver magari citato qualche cos'altro di famoso. Questi sono i luoghi che a me personalmente sono piaciuti di più e che consiglierei come una prima visita. Inoltre tutti i consigli che vi ho dato si basano comunque sulla mia esperienza. Io non ho mai vissuto a Budapest, ma come vi dicevo l'ho frequentata, ci vado praticamente una volta all'anno almeno da 28 anni, quindi diciamo che è una città che conosco abbastanza per certi versi. Spero che questo video possa esservi utile, se siete stati a Budapest o se avete intenzione di andarci mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti, e niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!